sarà un'esposizione a cielo aperto con artisti affermati e talenti nascenti, dove l'arte, la storia e la cultura si fondono per dare vita alla seconda edizione di Fortunarte. Nella suggestiva cornice del Pincio di Fano, i 92 protagonisti, tra pittori, scultori e caricaturisti, regaleranno ai visitatori un colpo d'occhio unico grazie alle loro opere che rimarranno esposte per le 3 giornate dell'iniziativa. La manifestazione quest'anno si svolgerà su 3 giornate, dal 2 al 4 settembre prossimi. E il parterre che abbiamo è un parterre ricco di appuntamenti e novità veramente importanti, con la presenza di critici d'arte nazionali che parteciperanno alla nostra manifestazione. Inoltre gli artisti sono stati selezionati. Sì, quest'anno gli artisti sono stati selezionati appunto dai consiglieri di Fortunarte che si sono occupati di questo aspetto, e quindi abbiamo cercato di elevare, come si dice, l'asticella della nostra manifestazione, selezionando appunto degli artisti molto molto bravi ed validi. Oltre alla collettiva, domenica mattina si terrà un concorso di pittura estemporanea. La rassegna avrà un montepremi totale di 1000 euro offerto dal Rotary Club di Fano, che in seguito utilizzerà le opere per un'asta benefica. Grazie all'ultima organizzata sono stati consegnati alla Caritas diocesana 3500 euro per aiutare i profughi ucraini ospitati nel nostro territorio. Inoltre, durante l'evento verrà assegnato il premio della critica intitolato ad Emilio Antonioni e i partecipanti verranno valutati da una giuria tecnica di professionisti. Per prendere parte al concorso sarà possibile iscriversi direttamente domenica mattina e il regolamento è consultabile sul sito di Fortunarte. Un progetto veramente fantastico, nato lo scorso anno da persone sempre mosse da passione, come è successo, devo dire, in modo fantastico in quest'ultimo anno della nostra città. Tanti gruppi che hanno espresso le tante caratteristiche della nostra città, in questo caso il direttivo di Fortunarte, nato l'anno scorso, che ha pensato, ecco, di far emergere gli artisti, tanti artisti che si esprimono nella nostra città, che di solito si esprimono fuori, alcuni non li conosciamo, e metterli insomma in un'area, quindi mettere una mostra, una collettiva in un'area veramente fantastica come quella del Pincio, con un allestimento particolare dove le persone possono conoscerle, parlare con loro, entrare nel mondo dell'arte, quindi far emergere il mondo dell'arte che per la nostra città è così importante, ha tanti figli che in un qualche modo si esprimono. Quindi per noi è una manifestazione importante che abbiamo sostenuto fin dall'inizio, che cerchiamo anche di sostenere organizzativamente, e devo dire che anche il programma di quest'anno, che parte venerdì con l'inaugurazione, vede la presenza di tanti artisti, ci inorgoglisce. Primo, perché facciamo emergere appunto un altro carattere bello, solare della nostra città. Secondo, perché viviamo un momento felice dove non è finita ancora la stagione per noi, anche se molti pensano che dopo il Ferragosto la stagione sia finita, ma anzi continua. Abbiamo ancora tante persone nella nostra città che potranno così conoscere anche il mondo dell'arte.